La proposta cristiana riguardo all'affettività, alla sessualità e all'amore è una proposta pienamente umana, conveniente e convincente. Quindi, chiariamo subito questo discorso qui. Togliamoci subito dalla testa il tarlo roditore che si basa su due pregiudizi ingiusti obiettivamente e fuorvianti. Che da una parte la proposta cristiana sia una proposta sottoumana per mezzi uomini, per gente che ha paura del confronto, per gente che non sa stare a 360 gradi nella realtà. Il primo pregiudizio che sia una proposta sottoumana, cioè frutto di un'educazione protettiva che domani metterà mio figlio allo sbaraglio. Oppure superumana, cioè per eroi alla Alfieri, volli, 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 fortissimamente volli. No, o che sia, nella mia ipotesi, riservata ai cristiani, se un ragazzo e una ragazza sono particolarmente solidi, bravi, eccetera, per loro va bene, ma insomma, per mio figlio, che è un po' tiepido e che fa fatica ad andare a messa la domenica, che non ci va più, allora non posso parlare di queste cose. Quindi, secondo punto, la proposta cristiana è umanamente, pienamente convincente e quindi pienamente conveniente. Non è né per mezzi uomini né per superuomini, è per uomini normali. È il modo, secondo noi, più conveniente per affrontare questa problematica. Una indicazione di metodo. Nel dialogo con i ragazzi, e su questo vi devo dire che avendone io fatti centinaia nella vista pastorale, letteralmente centinaia, quasi in tutte le parrocchie, nei gruppi, eccetera. Nel dialogo con i ragazzi è molto importante mantenere un ordine e quindi spostare il discorso dal piano morale, dal tu devi, alla cosa in sé, sì, per usare una parola difficile, al piano ontologico, cioè che cosa significa che Dio mi ha situato dentro la differenza sessuale maschile, che mi mette sempre davanti l'altro modo di essere persona, quello femminile, ultimamente da me irraggiungibile. Quindi portare la questione sul perché, mi spiego, prima di tutto sul significato della cosa, da cui nasce anche il tu devi, perché il compito nasce dall'aver scoperto il valore, il significato di una cosa, dall'educare circa ciò che è permesso, dall'elencare circa ciò che è, cosa è permesso e cosa non è permesso, cosa è proibito, al guardiamo insieme di che cosa si tratta, che cosa veramente il tuo cuore desidera. Se ti capita di innamorarti a 12 anni del tuo compagno di classe, cosa c'è in gioco di te in quel fatto lì? Cosa ti dice quel fatto lì? Dopo da lì nasceranno evidentemente delle conseguenze di comportamento. Le indicazioni nascono dall'aiutare il ragazzo o la ragazza a scoprire il senso di ciò che accade loro. E a spiegare bene questo senso, ma ci ritorneremo, non bastano le scienze, perché le scienze descrivono il come delle cose, non il perché delle cose. Quindi già questo dice che una proposta educativa integrale non può essere affidata solo alla psicologia, alla sociologia. Queste sono strumenti di grandissima utilità a cui bisogna fare ricorso, alla biologia, ma devono stare dentro un orizzonte più ampio, quello in cui la domanda sul valore della cosa in sé è posta esplicitamente.